Benvenuti a Imprese Quotidiane. Oggi ci troviamo a Lehei in compagnia di Aline presso l'albergo Alta Iola, attività associata Ascom. Raccontaci quando è nata questa attività. Questa attività è nata negli anni Ottanta da un'idea di mio padre, che più che imprenditore e ristoratore era un muratore e quindi l'ha costruita tutta con le sue mani. È stato anche nominato Cavaliere del Lavoro. Il motore dell'impresa è mia mamma, Malacarne Palmira, che l'ha sempre gestita e la gestisce tutt'oggi. Nel 2007 abbiamo avuto il ricambio generazionale e ho preso io in vita l'attività. Comunque da sempre siamo associati a Ascom. Qual è la sfida da prendere, insomma, con un'attività del genere in un paesino di montagna? Diciamo che la sfida generale è la sfida che devono, penso, affrontare tutti i gestori di attività, piccoli ristoranti e alberghi, cioè un turismo che cambia, diventa sempre più imprevedibile, capire come si muove il turista e quando si muove, quindi bisogna essere pronti all'ignoto, insomma. E quindi una difficoltà nel gestire è dovuta al fatto che non si ha più una certezza su come si muove la gente, insomma. Però dopo un po' si capisce come funziona e si cerca di adeguarsi alla nuova. Adeguare il tiro. Sì. Cosa ti piace del tuo lavoro? Il fatto che è vario, che quindi posso sia avere contatti con la gente, sia dilettarmi in cucina o anche nei lavori di manutenzione, tipo lo sfalcio dell'erba, e quindi un lavoro vario, delle volte, al verde. Sì, delle volte faticoso, ma comunque che dà soddisfazione, insomma. Che cosa cercano i visitatori o gli ospiti dell'hotel qui? Diciamo che qui abbiamo una clientela sia di gente locale sia di gente che viene dal Basso Veneto, che noi in dialetto qui chiamiamo i Power. E i Power apprezzano il posto non solo per la cucina casalinga, ma per il fatto che abbiamo un paesaggio bello, semplice, incontaminato, e possono venire qui e prima di mangiare o dopo aver mangiato fare delle passeggiate molto semplici, facili da fare, lunghi sentieri. Quindi... E respirare aria buona. Sì. Adesso per esempio che è maggio abbiamo i narcisi, che sono uno splendore sia alla vista che quando si passa in mezzo a un prato pieno di narcisi proprio senti il profumo della natura. Sì. Grazie mille Aline, in bocca al lupo per l'attività. Grazie mille. Per la giornata di oggi è tutto, noi ci vediamo domani con Imprese Quotidiane. E per fortuna che l'Ascom c'è.